Piccola osservazione conclusiva, invece di utilizzare un circuito magnetico rettangolare, si poteva più semplicemente avvolgere il primario e il secondario su uno stesso nucleo d'acciaio, in modo tale che le linee del campo B, generate dal primario, vadano a concatenarsi, così si dice, con gli avvolgimenti del secondario. Facendo variare la corrente nel primario, I1, si genera corrente indotta, I, nel secondario.